Sant'Erasmo ci ha mostrato gli spiriti infernali delle fatture. Questo video perché non si frequentino maghi e streghe, conoscendo gli orrendi spiriti infernali di cui si servono per fare del male alle persone. Il male che fai ti tornerà indietro. Non sarà oggi, non sarà domani, potranno passare anni, ma sicuro tornerà. Quando fai il male o lo commissioni consapevolmente per nuocere ad una persona, ti leghi indissolubilmente a Satana, che ti accontenta, ma poi ti chiede il conto in vita, ma soprattutto alla morte, portandoti nel suo regno. Quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera, perché sempre nel corso a Satana. Però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali, la magia nera a fare dei mali. Come dice padre Amort, la magia bianca, anche se è rivolta a togliere gli effetti della magia nera e rossa, fa comunque ricorso a demoni ai quali si chiede il piacere di dirottare il male da un'altra parte. La magia rossa, detta anche magia d'amore o magia sexualis, è una disciplina occulta per nulla rivestita di romanticismo, come potrebbe far pensare la definizione. Si avvale della combinazione di pratiche di magia bianca e nera, con conseguenze disastrose per il soggetto a cui è rivolta. Uno dei rituali più dannosi, perché comporta l'evocazione di entità demoniache, consiste nella somministrazione alla persona da legare di un liquido putrido e tossico per l'organismo umano, qual è il sangue mestruale. Questa pratica può generare ritorni energetici devastanti anche nella persona che ha richiesto il rituale. Secondo le statistiche, i legamenti d'amore sono tra le fatture più richieste. Spesso il richiedente non si rende perfettamente conto dei gravi danni che arreca alla sua vittima e l'operatore dell'occulto non fornisce alcuna spiegazione. Tuttavia il richiedente è colpevole perché si rende perfettamente conto di ledere il libero arbitrio della vittima. La vittima è indotta a dei comportamenti indipendenti dalla sua volontà. Magia nera. La magia nera è diretta a fare dei mali. Ma come voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, ci vuol fare del male agli altri. Sono malefici tremendi che uno fa col costo di far del male agli altri. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali, che portano le persone al suicidio. Anche il vampirismo è una cosa schifosa, perché il vampirismo è succhiare sangue. Satana lavora molto col sangue. I maggiori malefici satanici sono fatti per esempio facendo ingerire alle persone, a loro insaputa, messa nel caffè, messa in torte, messa in cioccolatini, far ingerire sangue mestruale. Sono quelle cose, quelle schifezze che usano le sette sataniche per fare dei malefici, che
che usano tutte le coloro che sono legati al satanismo per fare dei maledici. Come accennato precedentemente, ora presento una serie di immagini fotografate da noi o dai diretti interessati grazie all'aiuto di Sant'Erasmo. Entità disturbante rilevata in un ambiente, conserva ancora tratti umani. Entità orripilante di aspetto animalesco rilevata addosso ad un ragazzo al quale era stato fatto un maleficio. La foto ritrae una donna anziana con un cappellino in testa. È un'entità disturbante che conserva ancora tratti umani. Entità maligna, altamente disturbante, regredita a livello animalesco, rilevata in un ambiente in cui si verificavano fenomeni eclatanti. Entità maligna, ancora dall'aspetto umano, rilevata sul corpo di una ragazza. Serviva per un legamento d'amore. Entità dall'aspetto umano vampiresco ha provocato la morte del soggetto a cui stava vicino, dopo aver manifestato la sua presenza nella casa con fenomeni spaventosi e di alta pericolosità. Fattura di morte. Entità dall'aspetto di giovane uomo con i capelli lunghi e naso imponente. È stato fotografato sull'addome di una ragazza e serviva per un legamento d'amore. Qui addirittura si nota lo spirito di uno stregone africano. È stato fotografato su un oggetto destinato alla vittima per bloccare ogni sua iniziativa in campo lavorativo e amoroso. Nella foto si nota la spalla dell'individuo a cui è stato messo dietro un essere alquanto pericoloso e disturbante. Ha la funzione di bloccare iniziative in campo sentimentale. Questa presenza genera tuttavia anche seri disturbi fisici. Elemento dalle sembianze umane, di aspetto burbero e inquietante, è stato fotografato in una casa in cui veniva praticata la cartomanzia. Si verificavano rumori, passaggio di ombre e suoni. Gli abitanti venivano fortemente disturbati a livello psichico. Induceva pensieri ossessivi di suicidio. Demone dall'aspetto di iena striata, è stato rilevato vicino ad un giovane, serviva per legamento d'amore e asservimento. Entità dalla forma animalesca con corpo peloso, a occhi obliqui asimmetrici, naso civettino e lingua biancastra fuori dalla bocca. È stata fotografata vicino alla testa di un ragazzo. Legamento d'amore e sesso. Demone fotografato sulla testa di una bambina di 3 anni che improvvisamente aveva smesso di mangiare e di camminare. Fattura. Singolare la presenza sulla testa della bimba, insieme al demonio, di questa immagine che raffigura la bambina stessa con una persona di famiglia che, per gelosia, ha perpetrato questa cattiveria.
Entità dall'aspetto di un uomo abbastanza giovane con baffi, si presenta addirittura con la cravatta, fotografato nella zona pelvica di una ragazza, utilizzato per un legamento d'amore. Provocava gravi disturbi a livello addominale. Nei vari riquadri si nota la stessa entità evidenziata in modo diverso. È stata fotografata addosso ad una ragazza ed era destinata ad un legamento d'amore. Provocava emorragie a livello urogenitale. Dietro l'anta della finestra si nota un demone dalle sembianze vagamente umane, con delle corna sulla sommità della testa. È panciuto e sembra tenere le mani sulle ginocchia, ha le gambe divaricate e sottili. La preda è soprattutto un membro della famiglia verso il quale è stato indirizzato e dal quale provoca dei disturbi fisici molto pesanti e distruttivi. La fattura è stata fatta con il preciso intento di rovinare la famiglia e di condurre la vittima alla morte. Come difendersi? Di solito la persona che pensa di essere colpita da fattura ricorre ai maghi. Nulla di più sbagliato, in quanto per togliere il maleficio non si può ricorrere alla stessa categoria di persone che lo genera. Occorre perciò rivolgersi alla categoria antitetica, e cioè ad un sacerdote esorcista, che non si limiti alla benedizione, ma che indirizzi la vittima verso comportamenti religiosi da osservare scrupolosamente, per liberarsi di eventuali richiami interni, intrugli, polveri e materializzazioni che possono persino essere costituite da vetri, chiodi, spilli e altro, e la orienti nella ricerca del cosiddetto oggetto maleficato, che di solito viene nascosto nelle parti meno esposte della casa. Ci si può liberare anche da soli, ma occorre anzitutto purificarsi con la confessione e rafforzare la propria energia con la Santa Messa e la comunione, molto frequenti, e con la preghiera pressoché costante. I familiari devono aiutare la vittima che a causa del suo stato particolare non ha volontà di reagire, anzi spesso si oppone ad interventi di ordine religioso. La Santa Comunione è indispensabile per neutralizzare l'effetto di intrugli ingeriti, che sono i più pericolosi. Occorre inoltre liberarsi di eventuali regali, magari inaspettati, ricevuti da persone che hanno interesse a fare il male, ed è importante evitare di mangiare dolci o altre preparazioni se la provenienza è sospetta e se c'è insistenza perché vengano mangiati. Importante è la recitazione del rosario nella casa, anche seguendo la radio religiosa. Quando l'infestazione è provocata invece da pratiche pericolose come la cartomanzia, lettura dei tarocchi o di altre carte divinatorie, le sedute spiritiche e altri simili, oltre che pregare, bisogna gettare via gli strumenti utilizzati.